allora vi chiedo solo un momento per presentarvi CineSud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di CineSud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100, tra professionisti, amatori, aziende, testimonial che hanno aderito a CineSud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. CineSud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava. È forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter. Buongiorno amici di CineSud, oggi un nuovo ospite che ci parlerà della sua evoluzione nella sua carriera, dei suoi lavori, dei suoi progetti e in particolare su un volume che io conosco, ho già visto, ma che ho il piacere di condividere qua oggi con voi. Quindi do il benvenuto a Giovanni Cecchinato da Mestre. Grazie, grazie Paolo, grazie a te e a tutti voi. Benvenuto su queste pagine online di CineSud Torino Photo Magazine ed è per questa occasione che ho accennato prima che ti ho invitato, perché non solo ci siamo conosciuti a Mestre nell'evento che tu porti avanti, Lo Sguardo e l'Ombelico, quindi è stato un momento magico che insomma mi è rimasto dentro, e da lì è nato il desiderio, conoscendo di quel tuo lavoro, di raccontarlo anche a chi magari ancora non lo conosce. Quindi hai 15 minuti, che non sono tantissimi, però sono una bella sintesi, ti lascio la parola e ti seguo in quello che vorrai mostrarci di te. Allora, io ti ringrazio. Allora, a questo punto condivido un attimo lo schermo velocemente e ti racconto dei miei lavori, partendo chiaramente da una cosa molto semplice. Io come te sono un professionista e dopo tutta una serie di esperienze, di anni di lavoro in ambito commerciale, mi sono ritrovato ad affrontare un tema personale, un progetto personale, cercando di realizzare una indagine su quello che è il territorio della mia città, che è Mestre, in qualche maniera spinto, aiutato, è stato in collaborazione con me il professor Riccardo Caldura dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, che a suo tempo fu il curatore di Gabriele Basilico. Insieme abbiamo voluto, e da qui è iniziato anche tutto il mio processo fotografico, da qui abbiamo cominciato questo progetto che si chiamava Evoluzio Visio, che si intitola appunto, un sottotitolo, Sulle orme di Gabriele Basilico, e che ha avuto tutta una serie di riconoscimenti, di esposizioni, di stampe in vari punti d'Italia, all'Università UAV, così via, e da lì è cominciato tutto il mio percorso, più o meno dal 2011 fino al 2015, di analisi dei territori, e che mi ha molto stimolato e mi ha molto, diciamo, che mi è molto piaciuto, finalizzando molto la parte tecnica appunto all'analisi delle strutture urbane e mettendola in confronto con quello che era il lavoro di questo grande maestro, perché è stato un piacere, perché comunque anche riconoscerlo e riscoprirlo dopo tanto tempo, anche purtroppo anche dopo la sua scomparsa, per me è stato un po' come tenerlo in vita, un po' ricordandolo, ecco. Poi subito dopo il 2015, dal 2016 in poi, mi sono immediatamente immerso in questo progetto che è Alemagna, Luoghi e Paesaggi, che è durato fino al 2021. Ma subito, diciamo, senza entrare proprio nei termini di questo libro, immediatamente in quegli anni là e nel trascorso e nel periodo intercorrente tra appunto il 2016 e il 2021, mi sono state commissionati dei lavori particolari in alcuni luoghi anche abbastanza non solo spirituali, ma densi chiaramente anche di molta storia fotografica all'interno. Uno di questi è Tomba Brion, che a suo tempo fu anche
fotografata da molti esimi, bravissimi fotografi. E questo lavoro mi è stato commissionato dal comune di Altivole e dall'assessorato alla cultura di quel paesetto che contiene, che ha al suo interno questo fantastico monumento creato da Carlo Scarpa. Anche qui la mia analisi è comunque andata non solo dalla città, ma è passata al monumento e mi sono permesso di anche in qualche maniera interpretare personalmente tutto quello che, anche per differenziarmi da tutto quello che era stato prodotto fino a quel momento, cercando delle nuove visioni e cercando di intravedere i valori di questo enorme monumento, di questo ricordo, di questo grandissimo architetto e inserendolo in quello che è il paesaggio. Infatti la mostra parla molto di questo monumento appunto in confronto con il paesaggio. Scorriamo alcune immagini velocemente. Subito dopo mi sono stati commissionati anche altri lavori. Io ricordo al volo uno che è ancora in corso, che è iniziato l'anno scorso e che si finirà l'anno prossimo, che è sulla città di Chioggia, che è stato chiamato Atlas Clodi, è proprio una sorta di Atlante sulle parti urbane. Tu hai ricordato alcune cose che mi riguardano, che sono collaterali a quella che è la mia attività fotografica, che è lo sguardo e l'ombelico, che è una manifestazione che io faccio di cultura fotografica qui a Mestre, in collaborazione con Candiani e l'assessorato alla cultura di Mestre, che ha molto successo e ha molto seguito. Voglio Trovo per una piccola domanda. Nei lavori che abbiamo visto prima commissionati, in quei lavori lì, quanto tu hai carta bianca, quanto devi rispondere comunque a una... Guarda, allora è una grande fortuna di essere stato in qualche maniera coinvolto è stata data carta bianca quasi sempre. Non è facile, cioè avere un obiettivo ma lasciarti libero entro i confini ovviamente di quell'obiettivo è la parte più interessante. A volte nella committenza c'è questo guaglio che devi rispondere a un qualcuno che vuole esattamente qualcosa di particolare. Sì, nell'ambito commerciale questa cosa succede sempre, mentre ad esempio in questi lavori qui probabilmente poiché avendo visto i lavori fatti fino a quel momento e individuato una sorta di maniera abbastanza precisa di vedere i territori, mi viene detto vai avanti così. Più che altro la commissione è quella di rimanere fedele a quella che è la mia visione anche precedente. Questo perché sei stato capace di farti, insomma, chiamare, farti scegliere proprio per la produzione che avevi già fatto, in cui dimostravi una capacità visiva che non aveva bisogno di altro. Quindi è stato scelto come autore, non come esecutore, ma come autore. Esattamente, sì. Una cosa di cui mi fa molto piacere parlare è questo progetto che ho avviato sempre nel 2016, che si chiama La Serena Inquietudine del Territorio, che è un gruppo di quasi ormai 70 fotografi, artisti, architetti, scrittori e così via, con i quali cerchiamo di fare un'indagine all'interno del territorio veneto, dei confini veneti, e delle indagini che sono diventate prima una rivista che abbiamo chiamato Numero Zero, un catalogo che ci ha creato il Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, e poi siamo in produzione di una nuova rivista che si chiamerà Numero Uno e che porterà fuori i lavori che abbiamo fatto in quest'anno. Quindi io penso di aver fatto capire che fino ad ora, cioè la mia intenzione, la mia visione e la mia attenzione è proprio rivolta ai paesaggi e ai territori. E qua torno al libro adesso, il libro che è questo, mm-hmm. che vedete, libro di 232 pagine che è stato supportato da Penisola Edizioni in collaborazione con Urbanautica Institute. Il libro è questo qui, è stato curato da Steve Bisson, che è un personaggio molto conosciuto, un curatore molto in gamba, giovane, dinamico, che ha queste due visioni, una nazionale e una internazionale, con le quali ha creato appunto questi due punti di pubblicazione, uno Urbanautica, l'altro Penisola Edizioni, con i quali sono dei libri ultimamente anche usciti veramente bellissimi. Ricordo su Domus, tra i 5 libri proposti da Domus quest'anno fotografici, uno di questi è di Davide Degano, che è quello stato fatto immediatamente dopo di me, e appunto da Penisola Edizioni, per cui è molto una piccola casa editrice di nicchia, però che fa i lavori molto molto belli e curati. All'interno, proprio perché credo
in una relazione, ne parlavamo anche assieme, tra fotografia e parola. All'interno di questo libro ci sono dei testi molto importanti, uno appunto di Riccardo Caldura, che ritorna, che è il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, uno scritto di natura e di esame della geologia dei territori che attraversano questa strada che, per chi non lo sapesse, inizia nella Marca Trevigiana, a San Fiore, finisce a Dobbiaco, per cui percorre il Veneto e se ne va chiaramente verso il Trentino, ed è importantissima perché è una delle strade che ha aiutato Venezia a diventare quello che è, perché di fianco corre al Piave, e lì c'è storia, c'è la storia anche del commercio di Venezia con il nord. Veniva chiamata Via Regia perché nel 1400-1500, quei periodi lì, anche prima, anche durante gli anni 1000, comunque i grandi re venivano a Venezia. E poi magari appunto negli anni 1000 si imbarcavano anche per le crociate, e dopodiché chiaramente questa strada ha assunto veramente un ruolo importante in direzione sud-nord per le comunicazioni e poi lo sviluppo proprio della Regia Repubblica Serenissima. C'è un testo di Gianluca Dincalevis, che è direttore di Dolomiti Contemporanee, e di Dionisio Vanni, che è uno scrittore importantissimo, critico e forse uno dei collezionisti di fotografia più importanti che abbiamo non solo in Italia ma forse anche in Europa. Qua ti passerò qualche immagine al volo di quello che è l'analisi di questo, dei paesaggi che sono all'interno di questa strada, che si pone anche dei confronti. Soltanto in queste due immagini vediamo un inizio e una fine, sono un'immagine di partenza e un'immagine di fine, dove il territorio veneto in qualche maniera ha una visione a sinistra anche abbastanza schematica e quadrata, o comunque pervade una sorta anche a volte un po' di confusione, oltre chiaramente a queste forme, questi box molto importanti, mentre nei punti di arrivo, ad esempio in Trentino, oltre che trovare una confettosità, una precisione, una delicatezza anche nella gestione di tutto, le architetture diventano rotonde, morbide e hanno tutt'altra visione. Nel libro sono presenti una serie anche di analisi di architetture, fra cui importantissima ricordo quella di Gellner del villaggio Eni, dove Gellner ha creato questo enorme, insieme al visionario Mattei, questo enorme villaggio per quelli che erano i primi esempi di welfare societario, aziendale. E le cose che mi hanno stupito era la capacità di permettere ai visitatori o comunque a chiunque stasse lì di non essere fermato solo dal cemento dell'architettura, ma di poter sfondare anche questi elementi, per cui questi ritorni geometrici ci sono sempre. Ci sono delle tematiche molto importanti di contrasto tra il territorio, un elemento di desertificazione della popolazione, con le nuove infrastrutture che sono state create per velocizzare il traffico verso Cortina, per cui abbiamo questi contrasti molto importanti tra la volontà dell'uomo di arrivare, di essere sempre più accelerato, sempre più veloce, e quello che rimane di un passato neanche tanto distante. Ci sono delle tematiche all'interno del libro che riguardano la produzione di energia elettrica. Il Piave è uno dei fiumi più emunti d'Italia per la produzione di energia elettrica. E abbiamo avuto una serie di esempi importanti anche delle tragedie, come il Vajont, appunto questa strada traccia anche passa per quel punto lì. E ci sono tematiche anche di riutilizzo, non solo l'esempio di Eni di prima, che magari il villaggio è stato riutilizzato da Dolomiti Contemporanee per creare una sorta di residenza d'artista e fare delle cose molto importanti dal punto di vista artistico, ma in determinati in un paese ad ospitale di Cadore, centrale che genera energia elettrica tramite biomassa, ad esempio anche servita per recuperare tutti i problemi che ci sono stati su Vaia, cioè dei legni che erano chiaramente caduti per via della tempesta di Vaia, per cui sono stati riutilizzati e servono a generare energia elettrica in una maniera sicuramente diversa rispetto ad altri elementi. Ci sono delle tematiche che riguardano le geomorfologie, per cui i problemi microsismici, i problemi dei debris flow, dei detriti e
dei problemi di frana che ci sono continuativamente, ad esempio nella zona tra Tai di Cadore e Cortina, che spesso e volentieri la strada viene bloccata proprio per via di questi elementi, di questi eventi franosi, per cui la gestione tramite sonde particolari, tramite sistemi acustici di avviso, fanno parte di questi paesaggi e segnalano quelle che io chiamo delle inquietudini di fondo. Questo libro, quanto tempo ci hai messo, quindi dall'analisi? Comunque... 2016-2020, è un anno per produrlo. Quindi, per cui prima di partire anni... comunque, vabbè, già è un luogo che conosci perché è la tua zona, però c'è stata anche una pre-indagine e poi tutti questi anni per poter arrivare a creare questo racconto visivo. Questo racconto, esattamente. Ci sono... è un territorio che io, veneziano, mestrino, però quasi tutti noi utilizzavamo molto negli anni 60-70 per andare in montagna, poi nel Cadore, per cui è anche legato in parte ad una sorta di infanzia felice, di momento felice di questi territori. Rivederli dopo 30-40 anni mi ha creato una sorta di... non dico di dolore, però di tristezza, di desolazione. Disagio, certo. E di conseguenza ho cercato di prendere le parti più importanti e ho cercato di raccontarle tramite una serie di tematiche all'interno del libro, perché sono divise per proprio tematiche, e raccontano. Questo ad esempio era dopo la distruzione di Longarone, del paese Longarone, dopo la tragedia del Vajont, i risultati del piano Samonadi di costruzione sono evidenti in queste immagini, per cui la costruzione e il paesaggio, la nuova riabitare del paesaggio è alquanto un po' inquietante. Certo. Così come le cose, gli elementi storici che ho trovato, che sono interessantissimi, dal 51 proprio a Vittorio Veneto, uno dei paesi più importanti, proprio nell'abitato di Serravalle, questo è un punto in cui la strada costringeva a questa, diciamo, curva verso sinistra, quella che vediamo di fronte è una chiesa, il Duomo di Serravalle, e sicuramente ci racconta di come una volta, per carità, ci si passava solo con i calessi e solo con i carretti. Al giorno d'oggi questo tipo di strada, che è frequentata in maniera massiva da automobili, camion, autobus e così via, rappresenti una sorta di momento straniante anche nella sua viabilità. Io posso altro dirvi che il libro è in vendita su questo, sul mio sito. Tanto poi lasceremo... Sì, lasceremo tutti i tuoi dati qui sotto nelle interviste, quindi per contattarti, per magari avere ancora più informazioni su di te o su questo libro. È giusto un anticipo, una sintesi del lavoro per raccontare questo tuo gesto autoriale molto molto importante. E, quindi questo libro non è una critica in realtà, non è un omaggio, una critica, ma in realtà come si pone nei confronti di ciò che tu hai visto? Allora, è un qualcosa che cerca di porre delle riflessioni in quasi tutti i miei lavori, e non penso che vi sia una criticità polemica, c'è tutt'al più una criticità costruttiva. Cioè, io dico, il fotografo quello che vede riporta. Certamente non sto dicendo in maniera violenta che quello che stiamo vedendo, ad esempio anche un'immagine come questa, sia un qualcosa che dobbiamo demonizzare, perché tutti sappiamo, ce lo racconta Hartmut Rosa in Accelerazione e Alienazione, purtroppo siamo, non dico condannati, però è il nostro... DNA umano che ci porta a migliorarci, a diventare sicuramente più moderni, e col progresso sicuramente non si può fermare. Però allo stesso tempo questa situazione è un po' stride, per cui secondo me è importante non tanto dire polemicamente guardate cosa avete fatto, ma anche domandare, ma è giusto? Ci avete pensato prima? In questi paesi che magari abitavano 600, 1000 persone, si ritrovano in 12 vecchietti, 3 extracomunitari, e quindi si è perso tutto la parte storica, tradizionale,
di quei luoghi lì. Ma come dici tu, giustamente, la riflessione serve proprio a questo, a dire questo è accaduto e è così perché è accaduto, come mai è accaduto, e magari può servire per un futuro, no? Guardando il passato, guardando quello che abbiamo, cerchiamo di trovare quelle nuove radici per costruire qualcosa di nuovo e sempre meglio. Assolutamente, la riflessione siamo testimoni, no? Testimoni. Esatto. Il dovere della fotografia documentativa, un po', non solo per ritornare alle tradizioni dei maestri americani, ma soprattutto quello che deve essere fatto per cercare di porre veramente un ricordo in un determinato momento fisso, definito, che non abbia un intento critico ma sia analitico. Io penso che queste immagini siano analitiche, cioè quello che vedono raccontano, e dopo uno dice è giusto o è sbagliato. Là bisognerà porsi poi chi di dovere, soprattutto dovrà porsi delle domande in merito. Come leggere la storia e le varie vicende di guerre e cose varie servono anche a quella, di questo è successo e magari per migliorare. Togli la condizione dello schermo così ci rivediamo. Magari fai anche rivedere di nuovo la copertina del libro, poi tanto poi magari ti mandi anche quella foto lì, me la mandi così la pubblichiamo. Perfetto. D'accordo. Questa foto è legata proprio in maniera inequivocabile alla partenza di tutto il progetto, in quanto proprio nel primo giro che feci, in un punto particolare, una salita particolare che si chiama Cavallera, perché una volta la facevano solo con i cavalli e con i muli, è rimasto quel nome ed è stata esclusa da tutto, nel fermarmi in quel luogo che era ormai abbandonato e comunque non più transitabile, trovai, e ritornando con il ricordo al punto, al momento in cui la facevo io invece con allegria e con attenzione e con felicità, ho trovato questo registratore appoggiato su di un muretto che non ho voluto neanche toccare. Però quel registratore era proprio uguale ad un registratore che avevo io da piccolo, per cui degli anni 60, 70. E questo collegamento immediato tra l'oggetto, che era quasi una sorta di, non dico un totem, però un catalogatore di, era sicuramente un catalogatore di memoria una volta, perché comunque registrava, mi ha fatto partire l'idea di registrare tutto quello che c'era adesso e di dire in questa strada è bene comunque fermare il tempo in una certa maniera tramite questo libro e poi vedere magari fra un po' di anni in quella zona fantastica che è il Cadore come le cose sono evolute, con le montagne, tra le montagne più belle del mondo, insomma. Fantastico. Grazie mille per questo viaggio. Grazie. Il tempo è scaduto, ma è stato davvero interessante rivedere e riascoltare. E a questo punto ti ringrazio, ti saluto, ringraziamo ancora CineSud Photo Magazine per questa opportunità di spargere cultura. Parla di noi, iscriviti alla nostra newsletter, così diventiamo sempre di più e possiamo fare tante altre cose insieme. Per adesso ti ringrazio e ti saluto ancora. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi amici e ascoltatori. Ciao.